Buon pomeriggio amici di Mondo Futsal da Valerio Di Prospero ed Emanuele Barzi. Primo turno dei playoff di Serie D, girone A, si affrontano Lea Nettuno e Littoriana Calcio 5. Due squadre pensate rispettivamente al quinto e al sesto posto nella regular season. Tutto pronto, parte ora la gara. Con proprio Novara in possesso del pallone, Scarpetti, Merola, lo stop non è perfetto, alla meglio Balestrieri, poi di nuovo Merola, riconquista il pallone, la palla dentro per Balestrieri, ci mette forse un po' troppo, poi Merola, Amadori sulla linea, salva tutto e riparte il Lega Nettuno, proprio Monteforte sul pallone, la rincorsa del numero 10 che batte direttamente in porta, trova il gol, Monteforte 1-0. Lele Nettuno, ora proprio Monteforte prova direttamente la conclusione sul tocco di Scarpetti, Murato di nuovo, ora ancora Monteforte, carica il sinistro, stavolta Grassia si supera. Gomiero, bravo Gomiero. Scarpetti, ottimo il dribbling di Scarpetti che si presenta davanti a Grassia. E poi Novara. Rischia qui Fontemaggi. Scarpetti. Merola, poi Balestrieri, Balestrieri mette in mezzo, alla fine la palla termina in rete. Forse è stato lo stesso Fontemaggi a metterla nella sua porta. Pace con il sinistro, trova Righetti. Gomiero, Scarpetti, Scarpetti la traversa. Dunque tutto pronto ora per la battuta con Monteforte, la rincorsa e il... Anzi no, non è gol. Novara riesce a superare Guida, ancora Novara per Amadori davanti a Grassia, spara fuori. Pagano, palla che rimane lì, Merola, poi Grassia, la palla che è ancora lì, Amadori scarica per Monteforte che trova il gol del 2-1. Dunque tutto pronto per la battuta di questo secondo tiro libero con Scarpetti, parte lui stavolta, trova il gol. Il Lele Nettuno, 3-1. Merola, Merola, accelera Merola, Merola! La spara dentro! Eccolo! Eccolo dentro, regà! Simi, Simi! Ancora Vicco, ancora Vicco! Novara, Novara sulla destra, Novara arriva in area, Grassia, la palla rimane lì, Amadori, ancora Grassia! Ma rimane a terra Amadori. Occhio green, occhio green. Pagano, ahi Merola. Ancora Merola. Palla dentro, rimane lì, arriva il gol! Arriva il gol del Littoriana, calcio 5. Novara. 1-1, Mirko. Ahi Merola, recupera il pallone. Allora Pagano. Pagano per Capoccia. Merola davanti a Fontemaggi. Si divora il gol del vantaggio. Spinta piuttosto vistosa da parte di Herrera, non segnalata dall'arbitro. Allora Bialkov per Pace, Pace, Grassia in qualche modo. Ora Merola la mette giù, bravo Merola a girarsi, Merola con il destro, arriva il gol di Merola, il gol del 4-3 del Littoriana calcio a 5. Merola è solo davanti a Fontemaggi, Merola stavolta è bravo Fontemaggi a fermarlo. Amadori, Pace la stoppa, palla rimane lì, la rimette dentro Pace, arriva il gol di Monteforte, 4-4. Novara, ancora Novara, trova Monteforte che segna il gol del 5-4. Pagano, ancora Merola, Merola sulla destra, si invola il numero 10, la mette dentro, la palla rimane lì, Balestrieri, il gol del pareggio del Littoriana calcio a 5 con Balestrieri. Parte Merola e para Caperna, bravo Amadori ad intervenire, Amadori per l'ultimo assalto di questo tempo regolamentare, Amadori, Grassia para mentre arriva il triplice fischio del direttore di gara. Si va ai tempi supplementari.
Pagano, parte Pagano, ancora una volta dice di no Caperna due volte. Fenomenale sui tiri liberi quest'oggi Caperna. Poi cerca dentro Pace, riparte Pagano per l'ultimo assalto forse del Littoriana, calcio a 5, Pagano sul fondo, Pagano entra dentro, Pagano trova il gol, Pagano trova il gol, Pagano quando mancano poco più di un minuto. La partita finisce in questo momento, arriva il triplice fischio, ha vinto il Littoriana calcio a 5, si qualifica dunque al secondo turno dei playoff, termina così la stagione del